Un civismo che si faccia da tramite di un rapporto più stretto con i cittadini. E quanto promuove l'assessore Tien Lucarelli, che si appresta a presentarsi alle elezioni primarie quale candidato sindaco organizzate dal centro-sinistra. La forza politica con la quale si presenta si chiama Noi Civiche, con quella particella pronominale che si richiama alle liste civiche fondate 10 anni fa dal sindaco Massimo Seri, Noi Giovani e Noi Città. Noi è anche un concetto che richiama la parola di insieme per Fano, a cui appartengono anche Piero Valori e Mirko Pagnetti, sostenitori della candidatura di Etienne Lucarelli, che ha assunto come slogan Fano fa, uno slogan che ha caratterizzato tra l'altro tutto un particolare lavoro svolto ai lavori pubblici da Barbara Brunori, che si è distinta per il suo attivismo. Le linee di indirizzo del nuovo programma sono bellezza, comunità, sicurezza, creatività, sviluppo, giovani, futuro e quartieri. Oggi ci troviamo di fronte a una città sicuramente più bella, abbiamo guardato alla riqualificazione del centro storico, abbiamo sempre dialogato con i quartieri della città portando in auge una serie di progetti, abbiamo guardato allo sviluppo economico partendo dallo sviluppo turistico. Sono stati anni difficili questi di Covid, dove ovviamente abbiamo dovuto nell'emergenza aiutare le aziende, ma crediamo fortemente che debba essere fatto ad esempio un master plan per la zona industriale per capire come muovere il settore industriale e come aiutare a crescere la nostra città. I caratteri della candidatura di Etienne Lucarelli al governo della nostra città. Arriva da una condivisione fatta con le persone che accompagnano questo progetto per rappresentare un progetto di civismo. E poi il carattere è quello, insomma, che ho portato all'auge in questi 5 anni, di una persona che ovviamente è stata sempre vicino alla città, ma che guarda con attenzione a tutto ciò che accade nel mondo, cerca di dare identità alla città, di far emergere la città per le sue bellezze, cerca di raccontare la città nel mondo, una città che deve essere internazionale. Il logo che avete presentato oggi qui in questa conferenza stampa, che cosa significa? Nel logo innanzitutto c'è il nome Civiche, perché rappresenta che le civiche oggi sono un vero progetto politico, nasce 10 anni fa e oggi si conferma un progetto politico per la città. Nel logo ci sono tante freccette, quelle freccette rappresentano innanzitutto la volontà di guardare sempre avanti e soprattutto di guardare in alto. Poi rappresentano le varie tematiche che vogliamo trattare con forza per far crescere la città e poi rappresentano le varie sensibilità delle persone che parteciperanno al gruppo civico. Barbara Brunori, assessore ai lavori pubblici, la bellezza e il decoro della città è stato un leitmotiv del tuo impegno amministrativo in questa città. Che cosa prevedi per Noi Civiche? Per quanto riguarda, diciamo, l'impegno sulla bellezza, è stato un impegno giornaliero. Non a caso ho sempre utilizzato Bella ogni giorno per la città, ma che riguardava un rapporto ancora più profondo, identitario della città, quindi delle persone che si sono sempre applicate e nello stesso tempo delle cose che migliorano e che inevitabilmente rendono più bella la città tutta. Nel concetto di bellezza, come avete visto, ci sono stati tanti comportamenti. Per me, per noi, dico, perché come civiche, come programma di mandato abbiamo messo questo, perché se avessimo dovuto scrivere questo programma 10 anni fa sicuramente non saremmo stati abilitati come oggi. La conoscenza della città e sicuramente lo studio nella sua ampiezza ci ha permesso oggi di riconoscere delle priorità importantissime. Conoscendo una città e conoscendo una macchina pubblica, oggi siamo nelle condizioni di poter dire come si fanno certe cose e se si possono fare soprattutto. E quindi come civiche vogliamo sicuramente andare in questa direzione, proprio perché di spazi della città, della periferia, ce ne sono veramente tanti da migliorare, ma ci vuole tempo e programmazione.